Torre del Lauro, una frazione di Caronia abbastanza indipendente. Fra i vari modi in cui si può andare via, ecco presente anche una stazione ferroviaria. Piccolina, si fermano pochi treni, ma si fermano, ragione per la quale quel giorno del 3 agosto molti di noi pensarono che la signora in questione, che si dicesse aver raggiunto un'area di sosta e lasciato lì l'auto, fosse andata via in qualche modo, forse anche con un treno. Infatti i treni lì, seppur pochi, ripeto, ma si fermano. Più di una volta ho ripetuto che nell'estate del 2020 ero andato un paio di volte a mare, non solo a Torre del Lauro, ma proprio nella zona del famoso scoglio di San Biagio. La settimana prima dei fatti di Viana Parisi c'ero stato due volte, se non erro l'ultima volta proprio il sabato, quindi due giorni prima. E dal posto dove ero a mare si notava addirittura il traliccio, come vedrete in questo video. In questo video vedrete anche che la ferrovia è pochi metri sotto il traliccio, diciamo qualche centinaia, per cui se voi vi volete uccidere, invece di usare il sistema del lancio dal traliccio su un terreno pieno di rovi, di terra, che quindi non vi garantisce la morte, allora la sicurezza della morte ve la dava buttarsi sotto un treno. Qualcuno dice sì, ma i treni in Sicilia sono in ritardo, quindi si muore dopo, ma al di là delle semplici battute, la realtà è che chiunque si sarebbe buttato sicuramente sotto un treno e non da un traliccio. Detto questo, quindi vi invito a vedere il video, perché a piedi esplorerò una tratta mai fatta che arriva sotto il traliccio, quasi, ovviamente lato mare, e da cui quindi si vede il traliccio, si vede una proprietà, una casa a poche centinaia di metri, e si vede quasi un sentiero che potrebbe risalire proprio verso il traliccio. Ripeto, si vede nella parte finale del video tutto questo. Si nota anche che dal mare, se qualcuno si fosse quel giorno arrampicato sul traliccio, e ripeto, la gente al mare c'era il 3 agosto, sarebbe stato notabile. In buona sostanza, quindi chi era a mare il 3 agosto, se avesse guardato accidentalmente verso quel traliccio, avrebbe sicuramente notato una persona interrompere le trame del traliccio. È ovvio che la parte alla base del traliccio non è visibile da questa distanza perché ci sono rovi e c'è vegetazione, ma io credo che già ai 3 metri si veda tutto. In poche parole, se Viviana fosse salita sugli 8 metri, come dice la procura, la spiaggia avrebbe potuto vederla, e sicuramente avrebbero potuto anche vederla i treni in transito e autobus e camion. Le auto in transito a quel punto di strada no, perché hanno la vegetazione a fianco, si nota bene poi dalle riprese che ho fatto in spiaggia, ma sicuramente camion e autobus, come treni, avrebbero potuto avere visuale su quel traliccio in quel momento. E chiaramente la salita di Viviana non deve essere durata 5 secondi, perché il tempo per arrivare a 8 metri con quel caldo e quelle problematiche vi serve. Da notare che anche oggi, nel nulla del nulla, ho trovato qualche posteggiata con persone a bordo sole che non si sa che cosa facessero. Fatto sta che quando ci hanno visto se ne sono andate, e ho visto ancora una volta una di quelle che spesso vedo salire per Sorba, ferma nel nulla sulla statale, e dopo che sono transitato ripartire, non si sa perché. Nessuna mania di persecuzione, però certe cose si notano, noi le notiamo. Tra l'altro sono anche riprese in questo video. Da ricordare anche che a Torre del Lauro in quella settimana un sub subì dei furti, dicendo che non era la prima volta che in quel punto specifico delle persone dalla spiaggia gli rubavano della attrezzatura per poi dissolversi nel nulla verso le campagne. Thank you.
prima. Sconfinato. Tu a un certo punto cammini. Siamo così sotto il pizzaturno. Potremmo pure entrare lì dentro. Niente cazzo, no, entriamo, fatto un cazzo. E abbandonare. È solo che di sera non è che la vedi bene. Non è sera. Una macchina. E dove andavano questi? A Bode, non erano i proprietari di questa villa abbandonata. Come? Non è se questa strada va solo lì? No, perché qua la vegetazione cambia, vedi, ti accorgi? Sì, è vero, qua diventa più morbida. Acqua. Senza dubbio. Qua sembra quasi abitativa. Ah, infatti qua c'è la casa. Certo, tu mi devi dire questo che si è conquistato. Ma magari è suo. Ma avrà messo sto qua, figurati che cazzo di mia guardato. E allora questo grande sale. Minchia, c'è una strada di sale.
cioè dovrebbe essere, ma non si vede da qua però.